del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, siamo nel cuore del nostro cammino quaresimale, siamo anche nel cuore di questo tempo molto particolare, di prova, forse anche di prostrazione, nella quale però situazione dobbiamo recuperare il senso della fiducia, dell'affidamento all'amore di Dio che come pastore non abbandona mai il suo gregge. Abbiamo meditato con il Vangelo l'immagine della vigna di cui Dio Padre si prende cura perché questa vigna, la nostra vita, la vita delle nostre famiglie e della nostra comunità possa produrre uva buona. Oggi il Vangelo ci consegna l'immagine della famiglia, della casa, nella quale creare relazioni di fraternità, perché dove due o tre sono riuniti nel suo nome, Dio è presente in mezzo a loro. Noi siamo riuniti nel suo nome, spiritualmente insieme, sentiamo il Signore presente in questa casa della nostra preghiera, in questa casa della nostra celebrazione eucaristica. Allora chiediamogli il perdono, portiamo tutte le debolezze dell'umanità, le fragilità degli uomini di questo nostro tempo, le nostre personali cadute davanti alla misericordia con cui il Signore ci accoglie, ci abbraccia, ci riconcilia, ci ammette nella casa del suo amore divino. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, o fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, o fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che per mezzo dei sacramenti ci rendi partecipi del tuo mistero di gloria, guidaci attraverso le esperienze della vita, perché possiamo giungere alla splendida luce in cui è la tua dimora. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Michea. Pasci il tuo popolo con la tua verga, il gregge della tua eredità che sta solitario nella foresta tra fertili campagne. Pascolino in Basan e in Galaad, come nei tempi antichi. Come quando sei uscito dalla terra d'Egitto, mostraci cose prodigiose. Quale Dio è come te, che toglie l'iniquità e perdona il peccato al resto della sua eredità? Egli non serba per sempre la sua ira, ma si compiace di manifestare il suo amore. Egli tornerà ad avere pietà di noi, calpesterà le nostre colpe. Tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati, conserverai a Giacobbe la tua fedeltà, ad Abramo il tuo amore, come hai giurato ai nostri padri fin dai tempi antichi. Parola di Dio. Ripetiamo insieme. Il Signore è buono e grande nell'amore. Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me, benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Il Signore è buono e grande nell'amore. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e di misericordia.
Il Signore è buono e grande nell'amore. Non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno, non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Il Signore è buono e grande nell'amore. Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Il Signore è buono e grande nell'amore. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio, vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre, gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi salariati». Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo, lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello, fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito, i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a fare festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze, chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: «Tuo fratello è qui, e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per fare festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le sue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso». Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me, e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava fare festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Parola del Signore.
Invito tutti a baciare davvero con tutto il cuore questa parola di Dio che questa sera ci viene donata come cibo di vita piena, di vita eterna, cioè di vita vera. Perché vera è la narrazione, anche se in forma di parabola, vera la narrazione che il Vangelo ci offre come racconto reale della nostra vita, della nostra storia, dei nostri rapporti con Dio e tra di noi, come tra il figlio maggiore e il figlio minore. Ma questa parola del Vangelo è straordinariamente e stupendamente preparata dall'annuncio del profeta Michea, che in nome del suo popolo si rivolge a Dio in un momento di difficoltà terribile per Israele, come quello che noi oggi stiamo vivendo, per chiedere a Dio di continuare ad essere pastore del suo popolo. Pasci il tuo popolo, Signore, con la tua verga, il gregge della tua eredità. La nostra diocesi ha iniziato con grande spirito di fiducia nel Signore la visita pastorale del suo vescovo. Poi lo svolgimento della visita è stato interrotto, come tutte le nostre attività di ogni genere, ma non è stata interrotta la visita del Signore alla nostra vita, alle nostre comunità. Anche questo pregare insieme con il vescovo, in modo diverso, non è una interruzione della visita pastorale, ma è una modalità nuova, diversa, che il Signore ci offre, ci chiede di vivere così, di sentirci visitati da Dio. Un conto è il programma umano, un conto è ciò che Dio dispone. Dio dispone questa forma di visita della sua presenza, con la sua parola, nella nostra vita. Continua la visita pastorale del Signore. Lui è pastore della nostra Chiesa. Apriamo il cuore e baciamo questa sua parola, sicuri che, come il profeta Michea invoca, Dio risponde alla nostra richiesta, è vicino, è pastore e ci guida come nei tempi antichi, come quando siamo usciti dalla terra di Egitto, nell'antico popolo di Israele. Tutti noi siamo usciti dalla terra della schiavitù e Dio continua a liberarci e continua a salvarci, continua, come dice il profeta, a mostrarci cose prodigiose. È difficile pensare questo in un momento di difficoltà, ma è proprio nella prova che noi esercitiamo il cuore nella sua capacità di generare speranza e fiducia, nella preghiera, ma anche nell'ottimismo della nostra vita fraterna, fiducia in quello che Dio saprà operare a vantaggio di tutti noi. E questo è il vero volto di Dio, un volto buono, misericordioso, che non serba la sua ira per sempre, un Dio che si compiace di manifestare il suo amore. Ecco il Vangelo del capitolo 15 di San Luca, la cui introduzione ci aiuta a capire bene a chi e perché Gesù rivolge questo discorso. Si avvicinavano a lui i pubblicani e i peccatori, ma anche i farisei e gli scribi. I peccatori per ascoltarlo, i farisei per mormorare contro. C'è già un pregiudizio da parte dei farisei. C'è invece una docilità da parte dei peccatori. Non è un Vangelo quello della parabola che abbiamo proclamato da leggere in modo moralistico, schierandoci o da una parte o dall'altra, dividendo da una parte i buoni e dall'altra parte i cattivi. In ognuno di noi c'è del pubblicano e del fariseo, c'è del buono, c'è del marcio. Sentiamoci coinvolti comunque da peccatori nella misericordia di Dio. Da mendicanti del suo amore sentiamoci introdotti nella casa della riconciliazione, dell'abbraccio paterno. Ecco allora
il racconto parabolico di questo padre con i suoi due figli. Non posso certo percorrere nel dettaglio tutti i messaggi straordinari, ma quello che vi chiedo e chiedo a me e a voi è quello di abbattere un po' tutte le nostre possibili, immaginabili conoscenze del testo che possono purtroppo diventare un ostacolo. La parola di Dio e questo Vangelo oggi in particolare, dobbiamo sempre cercare di leggerla, questa parola, come fosse la prima volta, perché così questa parola è libera di dirci tutto quello che è possibile ascoltare dalla voce di Dio. C'è un particolare che vorrei sottolineare, solo questo, e cioè proprio l'inizio della parabola, quando l'Evangelista Luca racconta: il figlio più giovane disse al padre: padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. L'interpretazione della parabola è evidente, ci mette in relazione con l'amore di Dio che è padre e noi suoi figli. Il più giovane che scelta fa nei confronti del padre? Quello di chiedere la parte di patrimonio che gli spettava. Ma secondo il diritto ebraico, la parte di patrimonio che spettava al figlio più giovane era un terzo del totale del patrimonio. I due terzi, secondo la legge ebraica, spettavano al figlio maggiore. Guardiamo già con un'ottica particolare: il figlio maggiore aveva diritto ai due terzi del patrimonio e comunque si lamenterà lo stesso nella seconda parte della parabola. Torniamo alla prima parte del figlio più giovane. Chiede quello che gli spetta, non chiede né di più né di meno, ma lo pretende. Il problema dove sta? La sorpresa, il rammarico dove sta? Nel fatto che la parte di patrimonio questo figlio la chieda prima che il padre sia morto. Di solito avveniva dopo la morte del padre la destinazione della parte di patrimonio che spettava ciascun figlio, ciascun erede. Questo significa allora che il motivo fondamentale della decisione del figlio è quello di voler andare via favorendo la morte del padre in anticipo, una morte spirituale, un rifiuto. Chiedere in anticipo la parte di patrimonio non significa soltanto mettere al sicuro una ricchezza possibile, ma soprattutto esprimere il rifiuto in anticipo, senza aspettare la morte, il rifiuto della figura paterna. Cosa succede nella vita di questo figlio? Succede che il rifiuto del padre getta nella illusione di una vita felice. Non ci sono più le regole, il padre non mi comanda più, posso fare quello che voglio, posso darmi alla pazza gioia, posso soddisfare tutte le mie pretese, tutti i miei possibili divertimenti, tutto quello che posso e può rendere la mia vita più felice che se avessi il padre vicino a me. Fuori di casa e fuori da una relazione paterna mi sento veramente libero. Parte con questa illusione, ma si ritrova nel fango dei maiali, dei porci, abbandonato da tutti, perché gli amici ti cercano per interesse, ma quando tu non puoi soddisfare i loro interessi, ti abbandonano. Il padre lo hai dichiarato morto, gli amici ti hanno abbandonato, nessuno ti viene più incontro. L'allontanamento dal padre è il fallimento del figlio, è il suo degrado, la sua estrema miseria, solitudine. E allora come si fa in quei momenti? Quale scelta compiere? È l'unica scelta saggia di cui il figlio resta ancora capace: ripensare il rapporto paterno, tornare nella casa del padre, riprendere il rapporto filiale, ripristinare una relazione educativa. Da qui la decisione. Si alzò e tornò da suo padre. E vedete che è molto bello come il ritorno del figlio non è unidirezionale, ma corrisponde anche all'uscita
del Padre. Per quanto noi vogliamo dichiarare la morte di Dio nella nostra vita, Dio rimane sempre colui che ci viene incontro. Come dei fotogrammi passiamo proprio lentamente in rassegna i verbi di questo uscire del Padre. Quando era ancora lontano il figlio, suo padre, primo, lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo, lo baciò. Dei verbi stupendi, commoventi, bellissimi. Il padre non è arrogante, in attesa del figlio da punire o da rimproverare. Lo vede da lontano, avrà scrutato ogni giorno queste lontananze sperando nel ritorno del figlio. Non ha mai abbandonato questo desiderio e questo suo sogno. E prima o poi si avvera. E quando si avvera, il padre lo vide subito. Con la compassione dell'amore gli corse incontro, gli si gettò al collo, lo baciò. E tutto quello che segue è festa. E abbraccio paterno di misericordia. Dio non ci punisce. Il nostro ritorno incrocia la corsa di Dio nel venire incontro a noi. Nella seconda parte c'è un grido di allarme a tutti noi, attenti alla illusione di sentirci troppo al sicuro con il Signore, di dare tutto per scontato, di essere quasi fiscali con Lui, chiedendogli un po' il conto di quello che Lui ci deve dare. Attenti all'ipocrisia della nostra pratica religiosa, attenti alle formalità o ai formalismi con i quali sentiamo di stare a posto con Dio perché pensiamo di aver soddisfatto i nostri doveri religiosi. Quindi Dio ci deve quello che ci spetta. Questa è la posizione sbagliata del figlio che, a differenza del più giovane, scopriamo essere molto più lontano dal padre. Lui era rimasto in casa, ma era il più lontano dal padre. L'altro è andato via da casa, ma si ritrova ad essere più vicino all'amore del padre. Come si vive il rapporto con Dio? Nella consapevolezza di essere sempre bisognosi della sua misericordia e nella certezza che qualunque cosa accada nella nostra vita, Dio ci vede da lontano, ha sempre compassione, ci corre incontro, si getta al nostro collo e ci bacia. E noi godiamo di questo respiro di Dio sul collo della nostra persona. Sentire sul nostro collo, sulle nostre guance, il respiro di Dio che ci è venuto incontro, ci viene incontro e ci abbraccia, perché il nostro rapporto possa rivivere in una relazione di grande misericordia. E questa è la casa di Dio, la casa della misericordia, è la misericordia che stiamo celebrando nell'annuncio della sua parola di vita e nel sacrificio eucaristico del suo figlio Gesù. Il Signore non cessa di amare chi si è allontanato da Lui, ma continua ad ammetterlo al suo banchetto e gioisce del suo ritorno, certi che sempre Dio ci accoglie e ascolta le nostre preghiere, diciamo, Padre ricco di misericordia, ascoltaci. Per la Chiesa e per ogni comunità cristiana, sia casa aperta e accogliente per tutti gli uomini, dispensatrice della misericordia di Dio che ama senza giudicare o porre condizioni. Preghiamo, Padre ricco di misericordia, ascoltaci. Per coloro che si sentono esclusi dall'amore di Dio perché peccatori, incontrino uomini e donne di fede che li aiutino a scoprire il volto di tenerezza del Padre e a passare dalla delusione del proprio peccato alla gioia di sapersi figli perdonati. Preghiamo, Padre ricco di misericordia, ascoltaci. Per i giovani che identificano la libertà con la trasgressione alle regole, alle istituzioni, ai genitori,
accolgano la correzione e il rimprovero ricevuti con amore per giungere ad una maturità che li renda consapevoli che la vita non va sprecata, ma vissuta in pienezza. Preghiamo. Padre ricco di misericordia, ascoltaci. Per tutti i cristiani, non si lasciano catturare dai lacci di una religiosità farisaica, ipocrita o servile che cerca di guadagnarsi dei meriti, ma riconoscano la fede come dono e l'amore di Dio come qualcosa che precede e che prescinde dai nostri meriti. Preghiamo. Padre ricco di misericordia, ascoltaci. Per i genitori che con difficoltà vivono la loro missione educativa e che spesso sono rifiutati dai loro figli, sappiano accogliere ogni forma di ribellione con pazienza e generosità. Aiutino la crescita dei loro figli offrendo loro amore gratuito, soprattutto quando sbagliano, e la certezza di essere accolti e sostenuti al di là dei loro errori e dei loro meriti. Preghiamo. Padre ricco di misericordia, ascoltaci. O Dio che ci invita a riconoscere il tuo sguardo di amore incondizionato, accogli le nostre preghiere, fa che sempre torniamo a te, che sei la fonte della vita, per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Lavami, Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Da questo sacrificio che ti offriamo, Signore, venga per noi una forza di redenzione che ci salvi dai cedimenti umani e ci prepari a ricevere i doni della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie. È bello cantare la tua misericordia, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai stabilito per i tuoi figli un tempo di rinnovamento spirituale perché si convertano a te con tutto il cuore e, liberi dai fermenti del peccato, vivano le vicende di questo mondo sempre orientati verso i beni eterni. Per questo dono della tua misericordia, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode. Santo, santo, santo il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, me indegno tuo servo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci dona il suo amore con il suo Santo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli di Dio, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. La comunione al pane di vita eterna, o Dio, agisca profondamente nel nostro spirito e ci renda partecipi della forza di così grande sacramento. Per Cristo nostro Signore. Domani la messa alle 18:30 sarà trasmessa sia sul sito diocesano, come già in queste sere della settimana che abbiamo vissuto insieme, ma sarà trasmessa la domenica, domani sera alle 18:30, anche in contemporanea sul canale 16 di Teleuniverso, di modo che si possa allargare ancora di più la possibilità di condividere la preghiera eucaristica, soprattutto nel giorno del Signore. Invito tutti a diffondere anche l'invito a seguire la celebrazione eucaristica, proprio perché l'unità della fede nel mistero di Cristo che celebriamo nella Messa favorisce l'unità spirituale di tutto il corpo di Cristo, che è la Chiesa e siamo noi. Ricordo anche ancora che il 19 marzo, per la solennità di San Giuseppe, siamo invitati a esporre sui balconi di casa lenzuolo bianco, anche piccolo, con una candela, e a recitare insieme con TV 2000 alle 21 la recita del Santo Rosario per l'Italia, e chiedere alla Madonna una sua particolare presenza di madre e una protezione speciale per questo momento difficile. È proprio a Maria che vogliamo affidare la nostra preghiera di liberazione dall'epidemia. A te, Vergine Bruna di Canneto, aurora di speranza, rivolgiamo la nostra preghiera di affidamento filiale, bisognosi della tua particolare intercessione in questo tempo di prova e di paura. Nel dolore non ci sentiamo soli, perché tu sei nostra madre. Sostieni la nostra debolezza e fragilità, gravemente esposte alla malattia fisica. Con la tua carezza materna sciogli le nostre ansie. Il tuo dolore ai piedi di Gesù crocifisso ottenga per noi il perdono di ogni inimicizia, ci purifichi dal virus dell'odio e del disprezzo, guarisca l'indifferenza che semina morte. Risana, o madre, il cuore infetto di egoismo, liberaci da ostili pensieri e azioni di male. Converti la nostra vita alla parola del tuo Figlio. La sua potenza ci salva, la sua presenza guarisce. Maria, insegnaci a confidare in Gesù, vero Maestro e datore di vita nuova. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace e buona serata a tutti in famiglia.